Immagina di trovarti davanti ad un ostacolo. La domanda è, te la prendi una pausa prima di decidere? Sì, perché ogni ostacolo della tua vita è un momento catartico dove il tuo pensiero può tirare fuori dal cilindro magico delle tue esperienze le risorse e i talenti corretti per andare oltre il tuo ostacolo e sciogliere il nodo che blocca la tua vita personale e professionale. Quindi prendi una carta e penna e fai una to-do list. Quattro punti, non di più. Massimo quattro azioni che puoi fare davanti a quell'ostacolo. Ora osserva ogni possibile situazione che si andrà a creare e pensa a quali conseguenze potrebbero portare queste scelte. Analizza bene, immagina ogni singolo processo e valuta quale di questi flussi è quello che ti porterà maggiori vantaggi. Nel momento che ne hai scelto uno, avanti. Vai avanti con gran coraggio, l'azione, come dico sempre, che viene dal cuore. Qualsiasi cosa dovesse accadere durante il tuo viaggio, ricorda, hai sempre le alternative che hai lasciato in sospeso. Hai fatto una scelta, ma hai lasciato qualcosa in sospeso. Quelle alternative potrebbero riservarti sorprese inaspettate. Alla base di tutto poi che cosa è accaduto? Che sei passato dall'azione e per ora lo hai fatto solo con il pensiero. Come ti senti? Pensa quando il pensiero diventa azione. Questo vuol dire che sarai già un passo avanti e neanche te ne sarai reso conto. Sono convinto che ci vuole poco per sentirsi una comparsa, ma ci vuole altrettanto poco per diventare protagonisti della propria vita. Come sempre, è una questione di scelte, scelte consapevoli e di reale desiderio di cambiamento. Quindi a te la scelta.